precedente di non averlo fatto per tempo nel momento cruciale a ottobre, no? Quando i risultati purtroppo, il bilancio amaro c'è stato. Quindi le zone sono arrivate troppo tardi, questa è la critica, quindi a maggior ragione bisognerebbe dire allora fare presto, non lo so, lo so che è un luogo comune, però Stefano Fassina. Sì, bisogna tener conto che in queste decisioni c'è l'algoritmo, ci sono i dati, ma ci sono soprattutto protagonisti politici con posizioni molto diverse, perché il governo, come sapete, non solo prima il governo Conte, ma anche questo governo ha a che fare con interlocutori, in una democrazia è così, con interlocutori rappresentativi dei loro territori, i presidenti delle regioni, il l'ANCI, i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, le categorie economiche e sociali, ciascuno con una visione, con un interesse da portare avanti. Oggi i presidenti delle regioni sono diventati tutti molto preoccupati, però fino a qualche settimana fa erano quelli che volevano aprire, quindi bisogna essere consapevoli di questa complessità e concentrarci, a mio avviso, questo è il punto che vorrei sottolineare, sulle compensazioni delle chiusure. Voglio dire qua che sono molto preoccupato per le bozze che girano del cosiddetto decreto sostegni, perché mi pare che le previsioni di contributi a fondo perduto per le aziende siano drammaticamente inadeguate alle perdite che hanno subito. Cioè il tetto di 5 milioni? Il tetto di 5 milioni? Non solo il tetto di 5 milioni che non va bene, perché ci sono tante aziende con fatturato sopra i 5 milioni che stanno morendo, ma anche il riferimento alle perdite di 2 mesi. La media viene calcolata sull'anno, ma poi il contributo a fondo perduto rispetto al calo di fatturato di 2 mesi non va bene. Il riferimento, il parametro di riferimento devono essere le perdite effettivamente subite. Quindi spero che il governo voglia correggere questo impianto, perché se è così facciamo un'operazione che è, ripeto, drammaticamente inadeguata. Abbiamo bisogno, oltre alle misure restrittive, perché vorrei ricordare anche qua che se noi non blocchiamo e sconfiggiamo la pandemia, l'economia non riprende. Puoi pure avere misure meno restrittive, ma il comportamento di consumatori e di imprese sarà un comportamento drammaticamente insufficiente. Quindi restrizioni necessarie, non lockdown. Compensate da un sostegno che però lei dice, da cui lei è allarmato. Andiamo in pubblicità, poi sentiamo cosa dice Della Vedova su questo e anche sulle mosse del governo anche rispetto al cosiddetto decretone, quello con la riforma della pubblica amministrazione.